questa cosa, si può da sapere, non si può da sapere, ci arriveremo mai. E abbiamo visto, sempre tramite dei documenti molto semplici, in particolare io avevo le fotocopie di un prezioso librettino scritto dal 1904 fino al primo dopoguerra da successivi responsabili dei lavori pubblici, che non so se erano cantonieri o quale altra funzione svolgessero, in cui questo librettino c'è una descrizione minuziosa di quello che veniva fatto. E in questo librettino sono venute fuori, la prima informazione preziosa è stata sul Palazzo Vescovile, in quanto si dice che mi pare nel 35 o nel 36 è stato stonacato il Palazzo Vescovile su suggerimento del di Bellicini, che era a quel tempo il podestà, e sono state murate le campanelle, tutte le campanelle di ferro. Poi altri edifici, quest'altra volta è stato stonacato quest'altro edificio e fatta la facciata, stuccata a poltrina, e ci mette tutti i muratori storici esaminati, i maestrelli, altri muratori, proprio con i nomi degli operatori, quando il lavoro è cominciato e quando il lavoro è finito. A questo punto ci è venuto da pensare, ma come mai questo interesse, questa attenzione così improvvisa per tirar fuori questa sorta di immagine così medievale della città? E abbiamo fatto un po' di ricerca proprio qui nell'archivio dell'Accademia, che c'ha un fondo, che è il fondo del canonico di Galli Angelini, che è stato un personaggio importantissimo dei primi 50 anni del Novecento, perché è un uomo di vastissima cultura, che ha fatto delle cose veramente importanti, quello che ha organizzato per esempio l'archivio storico, ha avuto l'incarico di organizzare l'archivio storico, ha fatto per esempio la pubblicazione La Svelta Città del Valdano nel 28, che era il suo sogno, e ha fatto tutte le schede, gli scritti, tutto lui, insomma, aveva una cultura enciclopedica, però era anche un creativo, era anche uno che si amava molto dipingere, tanto che insieme a Aiuti ha fatto per esempio tutto l'assetto della sala del consiglio del comune esaminato, con queste immagini sulle pareti, riproduzioni dell'affresco che rappresenta la roba, insomma, faceva questi apparati pittorici. E quindi metteva insieme una sorta di immagine un po' fabolistica, ecco, di una ricostruzione di quello che lui pensava potesse essere il nostro territorio, ma non ha lavorato solo qui, per esempio ha lavorato anche alla chiesa di Paraia a San Gervasio, facendo anche lì degli apparati pittorici. Però io speravo di trovare qualche cosa di scritto di suo in cui lui spiegasse perché queste cose lui le faceva, quali erano i suoi obiettivi, i suoi principi estetici. Invece non c'è niente. Abbiamo trovato soltanto un documento che è un programma di un convegno del 1938, un convegno nazionale di restauro che si è tenuto a Roma, in cui era detto che lui avrebbe presentato i lavori di restauro di Santa Maria del Fortino a Samignato e di San Gervasio a Palaia. A questo, ecco, Giovannoni, che era responsabile di tutte le sovrintendenze, non so che titolo avesse, sono un grande personaggio della nostra cultura del restauro, lo invita e lo ringrazia della partecipazione. C'è questo programma che dice appunto che lui parteciperà, però a questo punto cerchiamo gli atti, vediamo, sempre tutte ricerche fatte in internet, cose molto basse, vediamo che c'è pubblicato il volume degli atti del 1940, e tra le pochissime copie, una delle poche è conservata alla Biblioteca degli Uffizi a Firenze. Allora io chiedo a Maria Fancelli, la mia amica, se può dare un'occhiata. Maria va a vedere, però in questo documento, non c'è riportata la relazione del canonico Galli. Questa relazione non c'è, e questa è una cosa stimolata anche qui, perché non era sparito tutto. Allora a questo punto abbiamo messo insieme, ci siamo fatti una domanda, ma i restauri che faceva il Galli Angelini? Erano dei restauri scientifici,
nel 1931 era stata scritta la Carta di Atene e proprio negli anni a seguire vengono date erano state date tutta una serie di istruzioni molto precise per queste modalità di restauro, sul restauro scientifico. E a questo punto abbiamo detto, ma effettivamente i restauri che faceva il Galli erano restauri scientifici. Magari non l'hanno pubblicato queste cose perché non era coerente alle normative del Ministero dell'Agricoltura del tempo. E effettivamente questo processo di stonacatura non sono cose che sono avvenute solo a Samignato, è chiaro. È un momento in cui si cerca di ritrovare questa antichità primigenia, no? E particolarmente è venuta fuori una cosa abbastanza divertente: è stato trovato un librettino pubblicato dal Comune di Firenze in cui si parla appunto dei lavori fatti a Firenze nel 38 per la visita di Hitler. E tra questi lavori si parla abbondantemente delle stonacature, che era diventata effettivamente una specie di smania di riportare a vista questi fabbricati. Ci sono delle cose molto carine, proprio perché doveva ritornare fuori la semplicità del periodo antico. Ecco, ora si fanno scorrere, io non ho da dire altro, si fanno scorrere un momento l'immagine. Ecco, questo è Santa Maria del Fortino, una vecchia immagine, queste sono quasi tutte immagini, ce n'è una della Misericordia e poi tutte le altre sono del Signor Papi, che noi ringraziamo veramente tantissimo. E poi possiamo adesso, e così li vediamo sulla facciata, questi grandi francobolloni che erano delle lapidi di bronzo in cui c'erano scritte delle cose sui caduti della prima guerra mondiale e dei martiri del fascismo. Sono interventi che sono verificati prevalentemente durante il periodo del fascismo. Questa è la chiesa di San Rocco. Qual era? Questa è l'immagine della Misericordia, mi pare. Per chi la Misericordia, fa vedere una sfilata di appigliati della Misericordia davanti alla chiesa di San Rocco, com'era e come è stata trasformata. Questa è la scuola media. Non so se si vede bene, la scuola media di Samignato, il vecchio complesso, il convento di Santa Trinita, lasciata completamente bianca. Questa è la bianca, si vede lo stacco molto deflata, per questo possiamo andare. E qui si vede appunto le campanile del Duomo con dei lacerti ancora di intonaco, che ora sono completamente rimossi. Questo è il Duomo, si vede ancora il campanile, i lacerti e anche la parte basamentaria della chiesa, della facciata. Questa è l'immagine forse più suggestiva. E qui appunto leggiamo: nel settembre del 35, con iniziati i lavori di stonatura e riordino del palazzo vescovile, furono murati i peli e le campanelle, rifatto il cornicione sotto la gronda, cemento. Questi lavori furono eseguiti dal muratore Profininello, che li terminò nel maggio del 36. È carina, ma erano le figure storiche, Profini, Maestrelli, Antonieri, l'arco come lo conosciamo oggi. Ora ci è venuto anche il dubbio, ma probabilmente può anche darsi che questi intonaci siano stati in parte lasciati andare perché così non dava problemi di manutenzione e li hanno lasciati che si stonacassero liberamente senza metterci sulle mani. Miravalle, si vede qualcosa sul basamento della torre, che
po' in alto, poi un po' di là con la terrazza chiusa, via scendendo. Questa è la torre. Esatto, si vedono anche qui i lascerti di intonaco. E poi invece delle aggiunte, i merli. Questi non c'erano e non ci sono più, però ad un certo momento ci sono stati aggiunti. E questa immagine che è del 1944-58, dove la torre non c'è, però i merli continuano per alcuni anni ad apparire. E questa è un'immagine dei primi del Novecento. 1915, dove si vede il loggiato di Mercatale. Le superfici sono ancora una volta abbastanza malmesse, ma comunque la prima squadra di calcio di San Mia. Questo è il Palazzo Morali, come è stato ricostruito dopo le mine durante il passaggio del fronte, come era in precedenza, e lo troviamo ancora una volta in tonacale. Ora anche qui bisogna dire questo, dopo in questi documenti dei Gallegherini c'è tantissimo materiale sulle distruzioni di San Miniato, e questo sarebbe veramente interessante lavorarci, perché lui aveva una personalità così forte che dava anche disposizioni sulle modalità della ricostruzione. Per esempio, ho trovato una immagine di una finestra della mia casa qui a Maiolo, un edificio distrutto dalla guerra. Lui ha disegnato proprio tecnicamente come era la finestra, come erano inferriate, e so anche il portone l'aveva disegnato lui. Ci sono degli edifici su cui lui deve essere anche intervenuto nel dopoguerra, come per esempio questo. Di quando è questa cartolina di qua? Questa dovrebbe essere negli anni 20. Ah, interessante il capoquadri, farmacia capoquadri. Sì, farmacia capoquadri. Il capoquadri è una famiglia che stava... famiglia che poi si costruiva nella vita. Questo è il Palazzo Piccolo, che in questo periodo in cui è ritratto è diventato il Palazzo Littorio. E lo troviamo stonacato, mentre in queste due immagini, che purtroppo forse si vedono un po' poco, era intonacato. E lì ci sono anche tutti gli apparati, delle fiamme, vengono ricostruite queste cose. È interessante perché c'erano le botteghe quando era intonacato, diventa Palazzo Littorio, quindi c'è una ricostruzione di queste finestre più o meno come potevano essere, e poi le finestre sono state nuovamente rimosse per far posto a due aperture più grandi. E poi Palazzo Grifoni. Anche Palazzo Grifoni sembrerebbe essere ricoperto da uno strato di intonaco più o meno in condizioni più o meno fatiscenti. Infatti c'è una nota, mi pare di Battelli, del 1904, che ci racconta la facciata del bellissimo palazzo del conte Grifoni, che però ora versa in pessimo stato di conservazione. Se non ricordo male, Palazzo Grifoni è in piazza Santissima Annunziata a Firenze, no? Non so che relazione possa esserci. Sì, è una discussione aperta a tantissimo tempo. È una discussione aperta. Diciamo questo, che nei primi del Novecento questo palazzo all'intorno. Poi, se ce l'aveva in origine, questo è un altro problema. E anche il monastero della Santissima Annunziata, comunemente ed erroneamente chiamato San Martino. Qui è interessante anche sotto un altro aspetto, perché queste indicazioni di questo capocantoniere parlano dei lavori di allargamento del passaggio per renderlo più agevole al passaggio dei mezzi meccanici, e anche all'apertura di una vista verso la valle, perché ci sono diverse note di questo libretto in cui si parla anche di aspetti paesaggistici, cioè come si apre verso la valle. Ora purtroppo dopo guerra sono state fatte le case popolari, quindi non si vede più niente, ma anche dell'abbattimento del muro di cinta del convento di San Francesco per avere questa apertura verso le valli. Questo è il librettino, che lo trovate in internet, è molto bellino da vedere questo librettino.
di cui parla appunto la ideologica della storia del fascismo e l'immagine della Rinascenza di Firenze, il periodo è quello. No, non ti preoccupare, cavolo. È giusto? È bello. No, io credo che questa qui è felice. Ma perché? Tutte conservate lì, quindi dicevo sono un po' samenianese. Questa volta però non tratto argomenti di cui ha accennato Anna, ma di argomenti diciamo collaterali che possono tutto sommato a mio avviso essere utili per una riflessione su questo argomento degli intonaci. Già ho scritto edifici medievali intonacati, da stonacare o non, linee di una riflessione sulla verità storica e sul recupero strutturale e funzionale. Perché molti di questi intonaci sono da levare ove siano posteriori, altri invece erano originali. Purtroppo tutto sommato i nostri metodi di accertamento non ci danno la sicurezza di valutare se un intonaco nasce simultaneamente originale o se invece è stato sovrapposto. Allora, io vengo qui a darvi le linee della mia breve e piccola riflessione. Si intende in questo contesto prendere in esame in via esemplificativa edifici a noi pervenuti dai secoli del Medioevo, talora intonacati, talora non sempre correttamente stonacati, e conseguentemente diversi modi di intenderne la verità storica e la legittimità dei recuperi, se e dove attuati. Il problema metodologico in proposito è fin dove è legittimo spellare un edificio che ha trovato dopo secoli di trasformazioni un nuovo definitivo status strutturale o funzionale, o ove quell'intonaco sia nato insieme all'edificio stesso? Dove è al contrario possibile, anzi necessario, eliminare le sovrapposizioni, le intercolazioni, le occlusioni, i tagli e le posteriori stesure di intonaci? Consapevoli che non valgono risposte aprioristiche a tali domande, sono stati scelti casi esponenziali dell'ampia problematica offerta dal contesto urbano di Pisa, caratterizzato, come è noto, dalle molte preesistenze medievali delle peculiari determinazioni delle case-torri, pur nelle intervenute successive trasformazioni di strutture e funzioni collegate alle mutazioni socio-economiche e di stili di vita. In effetti, entro la città murata sono molti i casi di edifici concresciuti su nuclei di case torri, spesso fortemente alterati per l'accorpamento in senso orizzontale di più unità abitative, collegate invece in origine, come vedremo, verticalmente, spostando quindi sistemi di comunicazione, di scale, ballatoi, corridoi, finestre o porte, alterati profondamente anche per la stesura spesso di intonaci sulle originarie superfici lapide o di laterizio. Si prende anzitutto in esame, ecco l'avete qui presente, il caso molto controverso che tutti voi conoscete, ho cercato edifici notissimi a tutti, il Palazzo Lanfranchi sul Lungarno Galilei, oggetto di un fortissimo intervento di recupero. Perfino violento, anche se tale da restituire quasi una prodigiosa moviola, gli scheletri delle case-torri accorpate e stratificate nel suggello dell'aulica veste cinquecentesca. Nel Palazzo invece dei Cavalieri, ecco queste sono due immagini del Palazzo Lanfranchi stonacato. Ecco, nel Palazzo dei Cavalieri si testimonia al contrario un ben diverso approccio alla conoscenza delle originarie strutture, lo vedremo, anche per l'impositiva veste vasariana che era evidentemente impensabile sacrificare alle sottostanti pur prestigiose preesistenze medievali. Qui l'indagine termografica, non invasiva o distruttiva, fra poco la vedremo, ha permesso l'identificazione delle strutture 200-300.
Due soluzioni, come vedremo, risultato di ben diversi condizionamenti storico-critici e scelte metodologiche operative, supportati da motivazioni su cui credo valga la pena di riflettere. Nel caso di Palazzo Lanfranchi, torniamo a Palazzo Lanfranchi indietro un momento, come ci abbiamo a constatare, si è tentato con un ardore pionieristico il recupero della verità storica, a mio avviso fraintesa, ma la volontà era quella, attraverso un intervento di autopsia che ha messo in evidenza i nuclei delle case torri entro l'organismo rinascimentale. Per il Palazzo dei Cavalieri il metodo radiografico di seguito vi esposto ha permesso l'identificazione del Palazzo degli Anziani Vecchio e delle contigue sedi delle magistrature cittadine in esso stratificate, senza in alcun modo alterare la fascia seicinquecentesca. È stato detto che il recupero di una così rilevante e costitutiva fase della nostra civiltà, quale la medievale, non avviene certamente grattando un tardo intonaco per far emergere un arco, un pilastro, un tessuto di pietra, neanche però, devo aggiungere, con stesure di intonaco anche colorato che ricopre significativi spazi lapidei o tessiture di laterizio, che occludono archi, pilastri e mensole, accecano traforate sequenze di loggiati o polifore. Altrettanto peraltro con interventi casuali di stonacature parziali e maldestre, rimessa in vista di piccole parti di pilastri e archi, unificazione con intonaci di parcelle abitative originariamente distinte. Del Palazzo Lanfranchi, come accennato, è stata sezionata e analizzata ad unguem la lunga vicenda di trasformazioni, dai primi testimoniati edifici nel 1328 che ne costituiscono l'ossatura globale, una domus, ecco qui le vedete, una domus e comunatore e altre due domus addossate, fino al 1539-1555, quando la definitiva configurazione strutturale e spaziale, siglata sotto gli intonaci cinquecenteschi, che ora vedremo, dell'imponente portone di marmo come finestre, modanature e stemmi. Vediamo la 4. L'operazione analitica del palazzo è stata possibile per particolari convergenze politiche, economiche e scientifiche. Se ne è segnato, con l'operazione di restauro di questo palazzo, un traguardo forte nella storia del restauro, ma a mio avviso si è aperto un vero e proprio problema nella metodologia del restauro. Avanti ancora, questo è il dietro, ecco, questa è la facciata prima della stonacatura. Allora, avete visto il prospetto del lato sud, nella facciata nord non erano assolutamente in nessun modo visibili le strutture delle case, torri, dentro stratificate e accorpate, e in effetti si osserva che il derma, si restituisce il derma, quello precedente, sotto l'epidermide degli intonaci. Ma il suggello cinquecentesco della forte reductio ad unum emerge ancora impositivamente. Andiamo a rivedere un momento il primo. Ecco, ma il suggello cinquecentesco, osservavo, emerge ancora impetuosamente, sia pure nella stonacatura così violenta. Tali ben identificati elementi sono totalmente fusi nella ristrutturazione cinquecentesca, dunque, come dicevamo, imposta sia dai mutati parametri architettonici che dalle nuove abitudini di vita e dall'elevato status sociale dei proprietari lanfranchi. In conclusione, le peculiari caratteristiche del palazzo e le concorrenti circostanze descritte hanno dato luogo ad una globale operazione di indagini archeologiche, iconografiche e strutturali ed insieme storiche e metodologiche, proposta esplicitamente poi come modello di analisi esemplare di valenza assoluta. A questo punto peraltro si imponeva la domanda base sulla legittimità
del drastico intervento di stonacatura operato. In effetti, se all'interno sono stati recuperati e distinti, e va bene, i nuclei abitativi originari con una perfino forzata operazione di recupero, all'esterno è stata alterata la nobile veste cinquecentesca che ha siglato gli elementi disformi pervenuti dalle lunghe vicende medievali in un unicum. In esso la facciata, ritmata da cornici orizzontali, andiamo a vedere la precedente. Ritmata da cornici orizzontali e riquadri marmorei delle finestre attorno al grande portale sormontato da stemma, di grande risalto sull'intonaco, era di grande risalto sull'intonaco, molto più adesso che su questo tessuto che non gli è consono. Sulla viva stesura degli intonaci, sotto l'aggetto forte del cornicione del tetto, giocava un ruolo rilevante nella sequenza dei fronti allineati del lungarno, esaltando la storicità di un lungo percorso cronologico. Qui voglio avanzare, e ora vediamo le prossime, la 7 e la 8, se non sbaglio. Questa è un'immagine della stonacatura. Ecco, allora, qui voglio avanzare una domanda che è insieme, credo, una risposta a proposito del Palazzo Toscanelli, che è questo, e poi vediamo il prossimo, che è il Palazzo Roncioni. Il Palazzo Toscanelli, dove sono accorpati edifici di metà XII e di metà XIII secolo. Il Palazzo, invece, Roncioni, che dentro il prospetto cinquecentesco chiude l'accorpamento di molti edifici, case e torri, di fine XI, fine XII e fine XIII. Sarebbe, questa è una domanda provocatoria evidentemente, o non da considerare legittimo un intervento che cancelli e smembri i nobili suggelli e le forme qui così definitivamente testimoniate? Chiaramente una domanda che fa capire qual è la mia intenzione in proposito. Bene, andiamo avanti, la 9. Il Palazzo dei Cavalieri, rielaborato sulle strutture medievali che restano pressoché integre su due lati, vediamo la 10 perché è molto interessante vedere sui lati, qui ci restano integre le strutture medievali che il Vasari, che si è dimostrato qui un grandissimo storico dell'architettura, oltre che un architetto, perché ha conservato in maniera, ha fatto un'interpretazione del Medioevo nella parte posteriore straordinaria, non ho la foto e mi dispiace, e ha fatto un restauro conservativo sui lati veramente bellissimo. Allora, quindi dicevo che questo Palazzo dei Cavalieri si identifica una ben diversa soluzione nella ricerca della verità storica e strutturale, qui perseguita nel massimo rispetto del risolutivo intervento di Giorgio Vasari. Il magnifico palazzo e convento della nuova religione dei Cavalieri di Santo Stefano, qui cito il Vasari stesso nelle vite, ricostituito in unicum sulle composite precedenze medievali col disegno e modello di Giorgio Vasari Aretino, pittore e architettore, il quale si è accomodato come ha potuto il meglio sopra quelle muraglie vecchie, riducendole alla moderna. Così il Vasari testimonia il suo proprio intervento e insieme la paternità di Nicola Pisano del Palazzo degli Anziani Vecchio, nucleo principale di quelle muraglie vecchie. Vediamo la 11, dove si vede un disegno bellissimo, ecco, che ho trovato tanti anni fa. Molte prove documentari e cronachistiche circostanziano fasi di costruzioni e ristrutturazioni intorno al nucleo del cosiddetto Palazzo degli Anziani Vecchio, databile intorno al 1237, fasi testimoniate fra il 40 e il 1286, poi fra il 1337, 55 e 68. Ricordo in proposito l'invenimento, mio fortunato, di un disegno di palazzo pubblico del 1240 circa,
da un protocollo notarile degli ospedali di Pisa. Plausibilmente, come altrove credo di avere dimostrato, Palatium Vetus Anzianorum in fase finale di costruzione. Venendo all'edificio pervenuto nella globale ridefinizione vasariana, si può osservare che alcune delle basilari strutture medievali sottese sono state indagate senza procedere a stonacature impensabili dell'aurica veste vasariana. Si è pervenuti a leggere sotto pelle, e vediamo la 12 A e la 12 B, si è pervenuti a leggere sotto pelle le complesse preesistenze medievali con la tecnica della diagnosi termografica non invasiva o distruttiva delle secolari stratificazioni, bene, che costituiscono le viventi realtà dei nostri centri storici. Come si vede in alto nella 12A, dove nella 12A, scusate, che è la termografia d'assieme della facciata, e sotto è l'elaborazione interpretativa. Vediamo poi dopo la 13, che è la restituzione delle strutture che la termografia ha evidenziato. Ancora vediamo un'altra termografia più completa, ecco, questa è la termografia più completa che ha restituito gran parte le stesure del sotto pelle. Quindi la complessa concava multipolarità prospettica di curvilinea rotazione del Palazzo dei Cavalieri accoglie, credo, e moltiplica la memoria delle sfaccettate aggregazioni medievali. Qui le vediamo schiacciate, invece chiaramente erano addirittura il Vasari non solo le ha scorciate per alzare, ma le ha poi assottigliate nello spessore proprio per creare la concavità straordinaria che costituisce questa multipolarità prospettica della facciata. In conclusione, dicevamo, l'analisi termografica restituisce il diagramma della poetica vasariana fino dagli impegnativi interventi compiuti sulla schiera di palazzi e case torri medievali, attestandosi idonea all'accertamento storico critico e necessario precedente di ogni intervento di restauro. Nel Palazzo dei Cavalieri, condotto con quella bella grazia, qui cito il Vasari stesso, che si vede non murato ma veramente nato, e qui rubo una fortunata definizione del Vasari, proprio il dialettico rapporto con le preesistenze medievali che l'analisi termografica rivela accerta che il palazzo e la piazza collegata, uno dei plessi più significativi del XVI secolo, identificano l'interpretazione di una città storica di contro ai teoremi di città ideale, una soluzione dunque opposta a quella scelta per Palazzo Lanfranchi, che può costituire un esempio valido di scelte metodologiche e operative. Bene, allora andiamo a vedere la 15. Al di là di questi casi esposti, mi avvio a concludere rapidamente, il volto medievale di Pisa occhieggia per strade, vicoli, slarghi, piazze, spesso stravolto da violente alterazioni e mutilazioni. La Casa Torre, per favore, ecco, la Casa Torre di Via delle Belle Torri, di fine XII secolo, costituisce un esempio dell'ampio gruppo di edifici di struttura turriforme, noti appunto col termine di case torri, caratterizzati da uno dei lati, due o più contrapposti e contigui, svuotati dalle muraglie portanti fino a due, tre o quattro solai, da cui aggettano sulla via vani abitativi, lignei in genere, mediante sporti chiusi da tavolati o tralicci di legno, con tamponamenti di stuoie intonacate, pietrame e malta o muretti di mattoni. E vediamo adesso qualche ricostruzione. Ecco, queste sono restituzioni ideali di case torri. Come vedete, queste sono restituzioni, ma basate sugli elementi strutturali
ancora riconoscibili. Ancora, ecco, ancora, vedete i vani, gli sporchi, perché la Casa Torre aveva il sistema di comunicazione, era quasi sempre interno, e i vani abitativi erano aggettanti. Nell'edificio di Via delle Belle Torri che abbiamo visto prima, una sola scansione riquadrata tra pilastri, ecco la vedete, una sola scansione riquadrata fra pilastri, travi di raccordo, mantiene il riempimento duecentesco di laterizio, mentre per il resto gli spazi sono occlusi dal pesante intonaco, anche squarciato da finestre di variato taglio, che uniformano in un corpo chiuso quello che nasceva, abbiamo visto le restituzioni precedenti, come organismo aperto, articolato e pulsante. Molte erano e si attestano le variazioni tipologiche testimoniate, dalle forme e strutture degli archi di scarico ogivali o a pien centro, con architravi monolitici o a cunei, affiancati da buche portaie per le travature di sostegno degli sporti, come nell'edificio ricordato. Variazioni che testimoniano gli impositivi cambiamenti degli stili di vita nei secoli intercorsi. Dunque, non possiamo ignorare, tanto più negli adattamenti alle esigenze della vita attuale, le trasformazioni hanno successivamente coinvolto dal primo undicesimo secolo a metà del quattordicesimo, già allora, i sistemi di comunicazione interna ed esterna, scale, ballatoi, sporti, porte, finestre, da un vano all'altro e dal passaggio dal verticale all'orizzontale. Ma anche queste trasformazioni, inevitabili, dato il... ecco questo ci obbliga a riflettere moltissimo sulle necessità e anche sulla legittimità degli interventi, perché effettivamente non si può pretendere che ancora oggi si viva su sporti, lignei estroflessi dalle case. Ma anche hanno sempre più uniformato la in origine variatissima scala di materiali, cancellando le tecniche costruttive oltre che modalità iconografiche. Le variate apparecchiature noi troviamo in queste case torri pisane, verrucano, tufo marino giallastro, laterizio rosso aranciato, in vivo contrasto con i calcari ceroidi candidi di San Giuliano, con i pallidi grigi del calcare cavernoso, la breccia rosso rosata di Asciano. Tutti questi materiali animavano di vivi contrasti, talora anche la superficie di uno stesso edificio, messi in opera tra prospetto e lati, variamente, fasce inferiori e superiori, murature portanti, architravi e archivolti. Vastissimo il quadro delle tecniche testimoniate. Isodoma, pseudo-isonoma, con grandi blocchi ben tagliati e spianati. La tecnica a corsi orizzontali e paralleli, con conci variamente riquadrati e rifiniti, prevalentemente nelle fasce inferiori o nei prospetti, nei pilastri e negli stilobati dei lati. Nelle altre parti prevaleva la tecnica a filaretto o a corsi suborizzontali, con ciottoli di fiume o pietre erratiche, sommariamente spaccate, tagliate e spianate. Nell'uso del laterizio variate misure di mattoni testimoniano differenti fornaci, e questo è molto importante, molto interessante, e non è mai stato fatto un censimento in questo senso. Dicevo quindi, variate misure dei mattoni testimoniano differenti fornaci, sono compattati con letti di matto di variato spessore, spesso variamente disposti. Altrettanto basilare uso dei materiali lignei per supporti e collegamenti e sporti. Emerge da quanto esposto un quadro variatissimo di materiali e di tecniche costruttive, imprese o taglie guidate da magistri di diverse provenienze e modalità operative, di successive disponibilità di materiali estratti o lavorati in fornace o in falegnameria, perché non sono mai stati neanche presi in esame le pur forti testimonianze, lignee che sono ancora inserite e presenti. Un quadro, aggiungo, che se oggi non occluso e stravolto da interventi e totalmente incomprensibili,
delle valenze costitutive di questa realtà storica delle case Tori potrebbe permettere oggi l'identificazione esatta dei tempi, dei magistri, delle taglie, delle case costitutive, delle fornaci, dei laboratori per la lavorazione dei legni. Quindi potremmo noi oggi avere una assolutamente esatta casistica e non c'è niente. Senza soffermarsi sulle testimonianti, sulle testimoniate variazioni delle fabbriche tra XI e XIV secolo, e qui comincia a fare andare per cortesia e siamo alla fine, per l'evoluzione delle esigenze abitative, per la variata disponibilità dei materiali, per il diversificato modus operandi dei magistri, diamo qui una breve carrellata riassuntiva. Ecco, queste sono case accorpate, sono accorpamenti fra il XIII e il XIV secolo. Andiamo avanti. E ecco, facciamo scorrere tutti questi esempi di case Tori pisane. E inevitabilmente testimonianza anche dell'attuale degrado. Emerge anzitutto dal profilo delineato la necessità di mettere a fuoco i criteri di una revisione totale, di finalità e metodi di un restauro, volto al recupero del volto della città medievale. La prima operazione in tale direzione è la stonacatura delle parti occluse e uniformate, con la rimessa a vista delle strutture a moduli concatenati, dell'originaria disposizione di sporti, di fornici archivoltati e polifone, di portici, fino alle testimonianze di edifici signorili, prevalentemente di laterizio, fra metà XIII e metà XIV. Come andiamo avanti? Per favore scorri fino al Palazzo Lanfranchi, che è l'esempio di una ormai modificata impostazione della casa Tori, che è diventato palazzo signorile con le unità abitative stese in orizzontale, ecco, stese in orizzontale e non più in verticale come era. Quindi questa è un'evoluzione interna che si è svolta in questi quattro secoli. Allora, concludo dicendo che anche se l'uso generalizzato di stesure casuali di intonaci è tra le principali cause del deturpamento del volto medievale della città, anche l'apertura di larghe finestre ha uniformato e appiattito le ascendenti strutture turiforme, culminanti in archi ogivali o a pien centro. Sono stati eliminati totalmente sporti aggettanti e sistemi esterni verticali di scale e corridoi, come mensole e buche fontaie, chiusi aerei loggiati, accecate o malamente tamponate polifore, per la maggior parte nel corso dell'Ottocento e nella prima metà del XX secolo. Sono stati cancellati sotto l'intonaco vivi tessuti di laterizio o di piccoli conci, rimettendo in luce solo parziali e asimmetriche particelle di strutture lapide, archi, basi di archi, pilastri, pietroni angolari, cancellandone così in realtà la funzione strutturale, facendone vedere solo piccoli pezzetti. Cosa orribile. Così, nonostante la carta d'Atene, l'immagine di un grande e variato passato che sapienza di magistri, abilità di taglie, disponibilità di materiali estrattivi, linee di fornace ci hanno trasmesso è stata ed è spesso avvilita in ritagli e montaggi arlecchineschi. Vorrei, a conclusione di quanto esposto, che diciamo, come vedete, si apre a qualunque scelta, a qualunque interpretazione, non voglio essere drastica. Vorrei, a conclusione di quanto esposto, che emergesse l'istanza di una riflessione aperta sulle possibili soluzioni, più che un perentorio elenco di ciò che è legittimo e di ciò che non è, nella complessa operazione storico-metodologica di un restauro, che non è non deve essere museale, ma in funzione nel passato e nel presente di esigenze abitative della vita contemporanea, cui è ed è stato fatalmente necessario sacrificare strutture inattuali, quali quelle dei vani lignei aggettanti, dei percorsi esterni, delle comunicazioni verticali, pur rispettandone naturalmente i caratteri costitutivi. Edifici, quadri cronologici, modalità di interventi, se ne sono motivate scelte diverse, anzi scelte aperte, in ventagli di soluzioni compatibili. Ogni realtà storica, e quindi dico anche a voi che a San Miniato avete una grande realtà storica da capire, da conservare, da restaurare e da trasmettere, una grande realtà storica.
Ogni realtà storica, dicevo, contiene in sé termini elastici e non perentori dei problemi e delle soluzioni. Sempre si intende tra i paletti inevadibili della conoscenza comparativa, dell'analisi critica, dell'identificazione e del recupero dei valori costitutivi. Gli esempi portati non vogliono porsi in conclusione come categorici, ma come esemplificazione di una casistica articolatissima e di collegate scelte conoscitive e operative. In tale quadro, l'iniziale formulazione della domanda sulla legittimità o meno della stonatura, e qui vengo a centrare un tema di vostro interesse, anzi un termine molto delicato, della legittimità o meno della stonatura o del mantenimento degli intonaci in edifici medievali, si amplia e si risolve nella constatazione che la verità storica è un'approssimazione, una ricerca e che infine non ha una faccia unica ma poliedrica. Grazie. Intervento. Volevo riprendere un po' l'ultima considerazione dell'amica Anna Braschi, che ha evocato Gustavo Giovannoni è un personaggio fondamentale della cultura del restauro del nostro paese ed è figura fondamentale per altre cose e indirettamente anche per il tema di stasera in ordine alle stomacature. Giovannoni, staccandosi da ingegneria, fu il fondatore delle facoltà di architettura in Italia. Aveva una cultura, una formazione mitteleuropea, aveva studiato in Germania e fu il protagonista dell'incontro di Atene che produsse la prima carta del restauro del 1931 e fu ancora il protagonista nel 1938 della seconda carta italiana del restauro. Quindi aver trovato un documento, una corrispondenza con Giovannoni anche ebbe la responsabilità che poi si sarebbe formalizzato nel vicepresidente o presidente del Comitato Nazionale dei Beni Culturali, insomma, ecco, di quella che era la Commissione Nazionale, allora si diceva delle Belle Arti, insomma, su cui io tornerò perché non poche responsabilità culturali, come cercherò di dimostrare, si debbono non tanto agli operatori periferici, ma proprio ad una cultura di base istituzionale che investì i primi del Novecento. Ecco, quindi tenete di conto quella corrispondenza della lettera di Giovannoni. Giovannoni fu anche l'inventore dei convegni di storia dell'architettura, perché li inventò lui, e quindi probabilmente l'assenza di quel contributo del vostro concittadino non escludo che si debba ad una valutazione di merito di Gustavo Giovannoni nella proposizione degli atti. Io ho intitolato questa mia riflessione Decorticare e medievalizzare la città, nascita, sviluppo e responsabilità di una pratica dura a morire. In questo senso sarò un po' meno generoso della mia carissima amica Maria Laura Cristiani Testi, assai meno. Intanto partirei da che cosa? Partirei nel ricordare che dopo la stagione delle grandi polemiche ottocentesche sul restauro e quindi con le posizioni piuttosto dure, piuttosto vivaci, piuttosto oppositive l'una all'altra di Viollet-le-Duc, di Raschi, di Dvorak, di Boy, del nostro Boy, poi dell'Andrade e così via, è nel 1970 che Benedict Nicholson sul Burlington Magazine, tradotto e riportato poi in paragone numero 257 del 71, torna violentemente ad attaccare le modalità restaurative in Italia e in Toscana in particolare. In ciò preceduto dall'editoriale di Mina Gregori
e seguito da una nota di Angela Maria Romanini, che è stata una brava, una delle migliori nostre storiche dell'arte e storici dell'arte. Tornare su questo argomento, nella distanza del tempo, dunque sono poco più di 4 decenni, consente, io credo, un giudizio più equilibrato su quegli eventi di riferimento, ma soprattutto credo permetta di individuare i veri ideologi di quegli interventi, cioè degli interventi di stonacatura e di processo di medievalizzazione della città. Interventi che debbono però in qualche modo, riflessioni su quegli interventi, che debbono in qualche modo però distinguere fra atteggiamento puristico di restituzione del testo architettonico con la cancellazione delle secolari addizioni, perché nella generosità della lettura che ha dato la Cristiani Testi non si è soffermata che certi interventi hanno cancellato e cancellano sedimentazioni secolari di estrema rilevanza. Quindi un distinguo fra cancellazione delle distruzione delle addizioni e stonacatura delle pareti alla ricerca del grezzo della muratura in mattoni o in pietra, che 95 casi su 100 non era mai esistita. Il giudizio del Nicholson è duro e perentorio, ma come vedremo disinformato e perciò deformato. Testualmente Nicholson scriveva: il guaio è, siamo nel 70, il guaio è che coloro cui spetta di custodire i monumenti in Toscana, e ciò riguarda anche altre regioni italiane, giacché non siamo di fronte a problemi meramente locali, sono architetti che non hanno alcuna cognizione dei recenti sviluppi del metodo storico-artistico e considerano il loro ufficio da un punto di vista archeologico oggi del tutto sorpassato. Essi, continua ancora Nicholson, sono sostanzialmente dei Viollet-le-Duc, come se Viollet-le-Duc fosse stato chissà quale strano animale. Era un architetto coltissimo che ha lasciato una letteratura architettonica strepitosa di dettaglio nelle modalità costruttive e così via, liquidato così, come se fossero sostanzialmente dei Viollet-le-Duc decisi a riportare i monumenti al loro originario pristino stato, o quando ciò non sia possibile a ricostruirlo nella forma originaria, a volte in modo approssimativo, senza rispettare minimamente gli apporti dei secoli successivi e quelle aggiunte in cui appunto consiste gran parte della storia del luogo e che spesso danno all'edificio il suo fascino particolare. Fin qui testualmente Nicholson. Ora il Nicholson, possiamo mettere la prima immagine, il Nicholson nello stesso articolo presente su Paragone stigmatizza giustamente la distruzione della chiesa neoclassica di Montecatini Terme del Cambrai d'Igny, omettendo di dire, guarda caso, che quella distruzione fu autorizzata dal Consiglio Superiore delle Belle Arti, allora presieduto da un insigne storico dell'arte che era Mario Salmi, e composto in prevalenza da altrettanto insigni storici, tra cui il soprintendente di Bologna Cesare Ignudi, che alcuni degli amici e delle amiche presenti ricorderanno. Così andava il mondo alla fine degli anni 60, e quindi con chi se la prendeva Nicholson? Forse avrebbe dovuto prima di tutto prendersela con chi autorizzava. Ma del resto io ricordo giovanissimo funzionario a calzoni corti nel 65 nelle Belle Arti, ricordo che il linguaggio, ma non degli architetti,
degli storici dell'arte della soprintendenza era questo: il neoclassicismo era definito il falso rinascimento, non era neoclassicismo, era falso rinascimento, e quindi in quanto falso rinascimento non era degno di essere conservato. E vi potrei citare degli episodi vissuti sulla mia pelle, anche con Cesare Brandi, il quale Cesare Brandi, grande teorico da tutti noi riconosciuto, di fronte a interventi di conservazione del 600 e 700 fiorentino nelle cappelle del transetto di Ogni Santi a Firenze, dove c'era tutta la scuola 600 e 700 fiorentina, dei Meucci per esempio, cito solo un caso, ricordo quando venne a vedere questo lavoro, disse: ah, bene, un bel lavoro, insomma, curato bene. E alla fine, prima di salutarmi, mi fa: ma Guglieri, ma è sicuro che valesse la pena spendere per salvare queste cose? 1972, il nostro grande teorico Cesare Brandi. Quindi non avviciniamoci con un atteggiamento un po' più critico e più realistico a questi problemi. Qui si distrugge per far costruire una chiesa più grande e più bella che prima, ma con l'autorizzazione di Mario Salmi, di Gnudi e di altri, cioè del Consiglio Superiore delle Belle Arti del tempo. E questo, per fare subito giustizia, permettetemi di dire, di giudizi affrettati e mal documentati che a lungo tempo hanno riversato la responsabilità degli interventi cosiddetti puristici sugli architetti delle soprintendenze. In realtà, se vogliamo isolare il caso Toscana come esempio emblematico, in cui rientra ovviamente a pieno diritto anche San Miniato, occorre, credo doverosamente, ricordare che questa tipologia di interventi, non solo le stonacature, ma la distruzione di quelle che allora si chiamavano superfetazioni, e per superfetazioni si intendeva addirittura le addizioni 6, 7, 800esche. Queste erano allora le superfetazioni teorizzate da grandi personaggi di storia dell'arte. Chi in realtà proponeva e in qualche modo presidiava questo tipo di interventi, quindi chi di fatto indirizzava i restauri e cominciava a fare anche dei nomi, sono nomi che molti di noi hanno conosciuto e con cui qualcuno ha anche lavorato, chi indirizzava i restauri di Ubaldo Lumini ad Arezzo e poi soprintendente a Pisa e Lucca, chi indirizzava gli interventi di restauro ad Albino Secchi, prima nella provincia di Pistoia, poi soprintendente nell'autonoma provincia di Arezzo voluta da Mario Salmi, ma transitato anche da Pisa, quindi che avete ben conosciuto, chi erano? A Firenze e Pistoia non si faceva nulla se non col consenso di Mario Salmi e, permettetemi di dire, anche di Ugo Procacci, che era sì il soprintendente, allora si chiamava alle gallerie, ma è stato a lungo anche interinale, perché finché non fu nominato nel 64 Morozzi, Procacci era soprintendente e via della Ninna alle gallerie e a Palazzo Pitti per i monumenti. Quindi il patrocinio, diciamo, morale, culturale, scientifico, che col senno del poi di scientifico non aveva molto, erano questi personaggi di vertice e non erano certo altri. Questo per la verità storica e per una interpretazione culturale più congruente di quanto frettolosamente fu fatto,
come giudizio è dato ai primi anni 70. Ma la spiegazione, entriamo nel merito, la spiegazione va trovata indietro nel tempo. La spiegazione, voglio dire, l'ideologia che tiene in piedi l'atteggiamento della medievalizzazione e delle stomacature, l'ha trovata per esempio in quel che si praticava quasi senza alcun dissenso a Bologna con Alfonso Rubbiani, che lavora praticamente dagli anni 60 dell'Ottocento, 65 fino al 913, con interventi come questi di completa ricostruzione, avanti per favore, oppure in processi di medievalizzazione come nel centro di Bologna per il momento, per sempre dei Rubbiani, e qui siamo tra il 908 e il 912, oppure veniamo al cuore del problema ad Arezzo con Giuseppe Castellucci. Il Castellucci è una figura chiave, determinante, che ci porta al tema di stasera, ci porta al tema che Anna Braschi ha posto così, in modo così giustamente provocatorio, perché la verità è che l'ideologia della stonacatura ha radici aretine, nasce ad Arezzo. Vediamo come e perché. Questo Castellucci è un architetto che i dati anagrafici sono 1863-939. Ma che succede ad Arezzo? Ad Arezzo infatti va ricondotta la condizione sorgiva della ideologia decorticante e medievalizzante dei monumenti, che guarda caso a chi fa capo? Fa capo all'ambiente letterario e romanticheggiante teorizzato da un personaggio molto noto, che era Giovanni Papini. Giovanni Papini e Pier Lodovico Occhini, che era un intellettuale che poi di grande potere, perché poi fu podestà di Arezzo e senatore del regno, avevano in mano che cosa? Avevano in mano la brigata aretina dei monumenti, che era una potenza indiscussa, perché Papini, voi sapete chi è stato soprattutto ai primi del secolo, perché Papini, Prezzolini, le prime riviste, Papini era un caposaldo di riferimento per la intellettualità e per le lettere dei primi del Novecento, e questo Occhini come podestà aveva poi il braccio operativo e la forza e la potenza per tradurre praticamente certe intuizioni. Allora, io credo che sia illuminante l'articolo di Papini. Papini pubblica in tantissime riviste, ovviamente, come ben sapete, ma in particolare in quegli anni nasceva una rivista particolare che ebbe un ruolo di diffusione della cultura artistica e anche dei primi problemi di conservazione, che fu l'Illustrazione Toscana, che inizialmente si chiamava Illustrazione Toscana e dell'Etruria, e che cominciò a uscire con gli anni 20 e fino, mi pare, al 38-39. Nel gennaio del 34 Papini scrive un articolo e, parlando di Arezzo, si esprime così testualmente: la bella addormentata tra le colline, sarebbe Arezzo, la bella addormentata tra le colline ha trovato il suo risvegliatore. È naturalmente un cavaliere innamorato e, come tutti gli innamorati, fanatico e pertinace. Gli uomini l'avevano sepolta. Arezzo, secondo Papini, era stata sepolta. A poco sotto stuoli di intonaco. La città, inumata nelle sue glorie, si sta buttando finalmente giù dalle spalle la mediocrità dei calcinacci.
non è mica un passaggio da poco, no? Giovanni Papini 1934. E allora si cominciano a capire un po' di cose. Sempre in ambiente culturale aretino, ma per la presenza di Papini dovremmo più correttamente parlare di ambiente aretino fiorentino, perché Papini c'entrava con l'area aretina perché c'aveva questa villa già in zona aretina, ma in realtà abitava a Firenze, aveva questa villa in via Guerrazzi, che poi fu demolita da Pierluigi Spadolini per farci un condominio nel dopoguerra. E quindi ambiente aretino fiorentino. Già nel 27, quindi prima dell'articolo del 34 sull'illustrazione toscana, nel bollettino della brigata aretina, perché queste brigate avevano i loro bollettini di guerra, si dice testualmente: quest'anno ci ha consentito di dare un reale svolgimento alla battaglia contro gli intonaci, che era uno dei capisaldi dell'azione nostra. Sottolinea questo bello, l'azione nostra. Si badi bene che questa fierezza per l'eliminazione degli intonaci, corruttori della originaria redazione medievale, si radicherà talmente nella cultura del restauro che ancora oggi ne vediamo le conseguenze e la pratica ininterrotta. Ma a proposito di stonacature, e qui noi vediamo un intervento nell'interno del San Domenico di Arezzo, intervento del Castellucci 1914, ecco, questo è il risultato dopo l'intervento del Castellucci, in cui è rimasto solo un impianto preesistente, il resto è stato tutto demolito, distrutto, e naturalmente ciò che era rimasto di lacerti pittorici, dei vecchi affreschi, viene in luce. Però, voglio dire, un attimo indietro, tutti gli altari, tutte le redazioni, 5, 6, 700, sono completamente sparite. E l'ideologia di questa cosa, sì, certo, ha operato il Castellucci, ma abbiamo visto di chi è. Andiamo avanti, vediamo un altro caso. Veniamo al caso eccellente a cui noi, quando si parla di stonacatura e di medievalizzazione della città, come ultimo palpito di tardo romanticismo, un po' deviato, bisogna andare alla cosiddetta Piazza Grande di Arezzo, perché lì si sono consumati veramente gli episodi più significativi, potremmo dire anche i delitti culturali che ci hanno portato alla contemporaneità. A proposito di stonacature, ora ci fermiamo appunto su Piazza Grande di Arezzo, che è la piazza dove si fa mercato antiquario, quindi la conoscete bene tutti, no, questa piazza, nella redazione odierna. A proposito di stonacature, il ruolo fondamentale, va ricordato, il ruolo fondamentale avuto da Pier Ludovico Occhini. Questo Occhini, che fu podestà senatore del regno, muore nel 41, ma insomma, prima del 41 è sindaco, è podestà di Arezzo ed è senatore. Personaggio di grande potere, di grande autorevolezza, che influì fortemente sulla cultura del tempo, divenendo il simbolo, ripeto, il simbolo della medievalizzazione a tutti i costi, e in questo senso cito, ricordo un ottimo articolo, una nota di Giovanni Rupi nel volume uscito qualche anno fa, che io occasione di presentare in modo molto critico, tant'è vero che non piacque molto agli aretini. Questo volume si intitola Arte in terra di Arezzo, il Novecento, ed è Locchini che in una relazione al Convegno Nazionale di Storia dell'Architettura del 38, e quella è pubblicata negli atti, all'Accademia Petrarca per l'appunto fu fatta, quindi lì non si poteva poi negare la presenza della relazione negli atti,
scrive testualmente: passiamo a Piazza Grande, che come si sa è la piazza principale di Arezzo, piazza bellissima, che però nel 200 e nel 300 dovette essere assai più vasta e pittoresca, dice Locchini. Cominciammo, è ancora Locchini che scrive, con l'ottenere il restauro di una delle case più promettenti che nascondeva sotto la calce l'antico palazzo Cofani e una torre scamozzata, che secondo la tradizione appartenne a Uccione, secondo la tradizione, non secondo il documento, secondo la tradizione appartenne a Uccione della Fagiola, che fu podestà di Arezzo nei primi del 300. Poi, ancora testualmente, si fece il restauro della casa dei Lappoli e si rialzò la bella torre che le sta a fianco. Poi si rifecero gradinate e lastrici e si ridiede al centro della piazza la sua antica pavimentazione in cotto, inquadrandola con file di colonnine. E finalmente si affrontò il volgo delle casette anonime, allineate nel lato orientale della piazza, ricercando tutte le particolarità di ciascuna: porticine, archi di fondaci, tettoie, balconcini, logge. Questo lavoro minutissimo, e concludo la citazione di Locchini, che ha dato risultati che non esito a definire squisiti, quindi si autogiudica, fu condotto a termine in circa 3 anni. Quindi c'è tutto l'orgoglio di avere stonacato tutto, alzato torri, demolito delle case più modeste, rilastricato tutto, e quindi c'è di tutto questo il motivo d'orgoglio. Allora, queste sono le radici che poi si ritrovano a Firenze, si ritrovano a San Miniato, si ritrovano a Pisa e altrove. Ecco allora, e sono a conclusione, le radici che Nicholson evitò di citare o che forse non conosceva nella requisitoria svolta sul Paragone del 71, che stanno alla base della ideologia della medievalizzazione a tutti i costi, in certa misura presente ancora oggi. Decorticare e medievalizzare sembra essere stata una miscela imperativa tardo-romantica, una spinta archeologizzante alla ricerca del sempre più antico, quasi un'involontaria traccia freudiana per scoprire le proprie radici. Grazie. Però lo porto in questo momento perché alle 6:30 c'è un consiglio comunale e sono rimasta d'accordo che mi telefonavano quando iniziavo, per cui mi dispiace, non potrò probabilmente essere presente fino alla fine, e me ne dispiace veramente, perché per quanto fin qui ho potuto ascoltare è veramente interessantissimo il tema, e direi proprio per Saminato in particolare, visto quanto decorticamento o valorizzazione abbiamo avuto in questo senso, diciamo. Per cui buon proseguimento per la serata e spero che ci siano altre occasioni in futuro. Buonasera a tutti. Io non preparo nulla. Questa dichiarazione brutale non è che mi colga impreparata, è che veramente lavorando in sovrintendenza siamo sempre caricati di incombenze pressanti, e non ho avuto veramente la possibilità di preparare qualcosa di adeguato e supportato dalle immagini fotografiche come mi sarebbe piaciuto. Però, e poi terminare dopo due interventi così piacevoli e interessanti, belli e scientifici, sicuramente mi impongono di portare il dibattito su un livello un pochino più immediato, un pochino più moderno, non fosse altro proprio anche per stimolare magari un dibattito più tardi su quelle che sono gli ultimi atteggiamenti, e per dare, almeno se non una risposta definitiva, almeno qualche risposta
ai molti quesiti, alle molte provocazioni che fino adesso sono state messe lì. Oggi è divertente vedere le ragazzine che vanno a giro a spasso e si mettono addosso la sotto veste della nonna. E praticamente mettono in vista quello che le loro nonne chiaramente mettevano, come dice lui, sotto la veste. È sicuramente una moda. È una moda. Quella sottoveste che è nata ed è stata pensata e disegnata con una funzione ben precisa, viene con un paio di generazioni di ritardo utilizzata con ben altro significato, con una funzione ben diversa, per cui lo stesso oggetto nel tempo ha cambiato veramente la propria identità. Vedere una ragazzina che gira con la sottoveste piace ai ragazzi, alle ragazze e ancora più ai ragazzi, scandalizza sicuramente le nonne che riconoscono la sottoveste. Il re non è nudo, ma sicuramente la ragazza è in sottoveste. Le bisnonne ormai. Sì, le bisnonne. Questo per dire che dietro la moda corrente non ci va soltanto un fatto così di alla leggera di usanze e costumi di questo di un preciso momento, ma sicuramente c'è un fatto culturale, c'è una cultura, un modo di pensare che non è lo stesso. Non è lo stesso. Il modo di pensare si evolve, è dinamico, è mutevole. E quello che vale sui vestiti e per come mi vesto oggi la regola è non ci sono più regole. Nella storia invece è sempre stato un elemento centrale della società quello di seguire rigorosamente le regole dominanti che la classe dominante, una cultura più elevata, ha sempre imposto e ha proposto come modello agli altri. Questo vale anche per l'architettura. E sicuramente quando si parla di intervenire per, tra virgolette, costruirsi la propria casa, ognuno quando pensa a che tipo di casa mi costruisco, in ogni tempo esprime quello che pensa sia il sistema migliore, più adeguato, perché no, più bello. L'architettura dai tempi di Vitruvio si connota con tre caratteristiche: utilitas, firmitas e venustas. Che vuol dire? Se faccio qualche cosa è perché serve, utilitas, un uso, una funzione. Firmitas, è chiaro che se faccio una costruzione deve essere stabile, salda, oggi diremo sicura. Venustas, che tradotto dal latino vuol semplicemente dire bellezza, ma nel senso proprio di armonia, come rapporto giusto, come piacevole percezione, nel senso che quando una cosa che serve viene fatta in maniera corretta, automaticamente implica anche un certo equilibrio che esprime di per sé bellezza. E nel corso dei tempi tutti gli architetti, fino alla Seconda Guerra Mondiale, perché poi sono cambiate le regole del gioco. Prima le case erano fatte per essere utilizzate, poi sono state fatte per essere vendute ed è cambiato tutto. Però nella storia, sicuramente quando si costruiva la casa, veniva fatta per essere utilizzata e quindi si faceva al meglio. L'esempio che ha portato il professore Guerrieri su Arezzo, a differenza di quello che dico io, supportato da una documentazione rigorosamente storica e scientifica, potrebbe valere anche per altre città della Toscana. Volterra, per esempio, la famosa piazza dei Priori, è stata quasi interamente ricostruita alla fine dell'Ottocento. Per cui quel bel medievale che si vede a Volterra, non vi do la percentuale esatta perché è difficile calcolarla, ma al 70-80%, la stragrande maggioranza di quel bel medievale che si vede è, come si diceva una volta, finto. E quando si dice finto rispetto al vero,
si è voluto interpretare, e a Volterra ancora ci credo al 100%, si vuole distinguere quello che è il medievale vero, quello del 200, del 300, da quello che invece è la brutta copia. Ma l'eclettismo, il periodo appunto che va dalla fine dell'Ottocento e prima del Novecento, cui gli architetti si sono divertiti a copiare nel tempo e nello spazio tutti gli stili più belli. Hanno fatto il neorinascimento, il neogotico, il neo-islamico, tutti questi neismi che sono a capo della storia, stavano semplicemente a dire una veste architettonica che i signori copiavano, facevano sfoggio anche di cultura. Quando si parla di restauro, per sintetizzare una complessità di opinioni e di esperienze, siamo solo di ridurre il problema a due maestri, chiamiamoli così, fino a 800, che sono dalla parte Viollet le Duc, quello che ha ricostruito Carcassonne, per intendersi, e che girava, ha scritto una serie di taccuini straordinariamente importanti perché era rigorosissimo, un filologo che prendeva nota di tutto quello che vedeva, disegnava e prendeva appunti per capire com'è che si costruiva in antico, per poter poi riproporre, non di fantasia o di libero, o di arbitrio libero, ma proprio con competenza, con cognizione, andava a riproporre quelle che poteva essere una torre medievale, un'ala di un pezzo, di una porzione di cortina muraria, di un castello, di un qualsiasi tratto di architettura. Proprio perché forte della conoscenza dell'arte del buon costruire, si sentiva in grado di riproporre modelli perfetti. E quindi inventava, creava, per quanto supportato da una conoscenza rigorosa. All'opposto di questa logica del ricostruire, c'era Ruskin con il suo Seven Lamps, quello che diceva: di fronte al rudere che sta degradando, l'uomo percepisce una sensazione di contatto con la storia, non soltanto con il monumento, ma proprio con la storia, con gli architetti del passato, con il modo di vivere dei tempi che non esistono più. Per cui sosteneva che l'emozione che ti dà un pezzo originale, la rovina, magari con tutte le erbe, le ortiche, tutte le erbe infestanti che lo avvolgevano, dava una sensazione, un contatto diretto con il patrimonio culturale di mia moglie, che sicuramente non aveva senso andare a toccare, perché quello era il massimo dei valori che poteva garantire la continuità dell'originale rispetto a qualsiasi altra costruzione. Andare a rifare, a integrare, sostituire, modificare l'originale che degrada era un peccato mortale. Tra questi due estremi opposti di rifacimento in stile, come si dice, oppure di conservazione completa e forse congelamento dell'originale, ecco che ciascun architetto, sia funzionario di soprintendenza o di comune, che professionista creativo, tra questi due estremi ha creato quello che è stato il proprio modo di fare, di realizzare, e in base a quello che aveva letto, studiato, direttamente sperimentato, provava a fare quello che era la sua scelta culturale. Il professor Gurieri ci ha fatto vedere quello che era proprio sulla derivazione, credo io, del stonacare, perché proprio come quantità di monumenti medievali esistenti, il fatto di vedere il tessuto murario, i mattoni, le pietre, come visto, era sicuramente l'elemento più dominante, più evidente, quando si rifacevano i finti castelli, le torrette,
tutte le cornici bianche, il contrasto dei marmi bianchi rispetto ai mattoni rossi, il fatto stesso di vedere il paramento murario tessuto, e quindi uno rispetto a una superficie intonacata che è bianca, intera e piatta, fa vedere con tutti gli elementi, le pietre singole, messe una per una, sicuramente il paramento murario in faccia vista esprime di per sé la quantità di lavoro che ci sta dietro. Per cui il fatto di andarsi a reinventare proprio un pieno eclettismo, tutta una serie di elementi, rimettendo cortine di mattoni in gran quantità e merlature in gran quantità, sicuramente ha indotto anche alla convinzione che era colto, era più evoluto, andare a stonacare per far vedere più bello quello che ci sta sotto, proprio perché la tessitura, la trama di quello che è il paramento sottostante è sicuramente più espressivo rispetto a una superficie piatta. Moda e cultura, abitudini, condizionamenti, pressioni. Di fronte a questa, prima si andava, si procedeva con delle regole precise, è vietato fare così, si deve fare così. Nel XX secolo chiaramente questi divieti, come è entrato in crisi ogni forma di autoritarismo, anche politico, e non solo politico ma anche culturale, con cui diciamo che con una maggior libertà d'azione anche dentro le istituzioni abbiamo trovato dei controllori che non erano in grado di controllare e dei protagonisti che invece magari intervenivano perché semplicemente illusi e hanno fatto quel che hanno voluto. Di fronte a questa grande possibilità di azione diversificata, io vorrei intanto dire una cosa precisa. Abbiamo forse dimenticato la regola di Vitruvio. Questo stabilire se un intonaco deve essere, una muratura deve essere intonacata o no, più che un fatto da esteti, o non me ne vogliono gli storici dell'arte, è un fatto che probabilmente sarebbe più giusto affrontare in termini architettonici, in termini murali, edilizi. Perché al di là di ogni interpretazione soggettiva di gusto, a me piace, non mi piace, mi piace di più, mi piace di meno, che è comunque l'espressione individuale di una valutazione, rispettabilissima come gusto, come idea, ma che non può essere estesa a una regola rigorosa. Nel fare la muratura esistono invece alcuni criteri di metodo per cui effettivamente nella stragrande maggioranza delle murature esistenti, il modo stesso con cui è tessuto il paramento murario ci fa capire se quella muratura è nata per essere in vista o è nata per essere intonacata. Cos'è l'intonaco? Come dice il nome, è una tunica, è una veste, è un vestito che si mette sopra, perché ovviamente protegge il muro dall'acqua, da tutta una serie di guai che sicuramente il muro esposto all'intemperio subisce. Ecco perché ho portato l'esempio della sottoveste come vestito. Il tonaco è una tunica, è la veste. Quando il paramento murario nasce per essere in vista, innanzitutto è chiaro che se mi trovo davanti un paramento che è decorato, inciso, come le case torri, peccato che erano un po' troppo grandi, le fotografie splendide che la professoressa ci ha mostrato, ma negli archi vuoti, nelle cornici, in certi elementi precisi della muratura, ci sono, laddove le cornici sono fatte in mattoni, ci sono tutta una serie di elementi decorativi, incisi, graffiati, sagomati, che sono palesemente elementi decorativi. Allora se io faccio un decoro su un muro, lo faccio perché sia visto, sia messo, rimanga pubblicamente al godimento di chi passa, oppure lo faccio perché venga coperto da un intonaco? È evidente che l'elemento decorativo nasce per essere in vista. Ma se io faccio un paramento murario
dove non si va rigorosamente a costruire un tessuto dove tutti i filari dei mattoni sono messi in maniera assolutamente regolare, con una precisione che denota un'attenzione sul famoso faccia vista, dove effettivamente ci sono tutti gli allineamenti perfetti, la geometria è portata a elemento di pregio e di qualificazione dell'intero paramento. È chiaro che io uso un'attenzione e delle modalità nel mettere la malta, nel calcolare lo spessore, nel dare il colore, nel trattare, trattare il commento per la striscia sottile tra mattone e mattone, che chiaramente mi fanno capire che quel tratto di paramento murario nasce perché poi deve rimanere in quel modo. Così come tutti quei paramenti in pietra, come per esempio nelle case torri pisane, erano caratterizzate dallo scheletro in pietra verrucana. Le case torri in genere in tutta Italia, in tutta Europa, sono fatte con delle bozze e con un paramento murario che è continuo, mentre le case torri pisane, come si è visto alle foto, sono assolutamente uniche nel loro genere, perché avevano una struttura, potremmo dire, portante, strutturale, di pilastri in pietra di maggiori dimensioni, che poi si vedevano chiusi con archi acuti, e poi avevano all'interno un tamponamento in mattoni molto più leggero e molto più sottile, all'interno del quale bifore, trifore e elementi aggettanti in legno, come si è visto dalle diapositive, servivano per fare gli affacciamenti, per entrare la luce. Comunque non ha niente a che fare col cemento armato, sia ben chiaro, però è un esempio assolutamente unico e ripetibile di diversità strutturale a seconda della funzione. Quindi è chiaro che anche quando si trovano elementi in pietra lavorati in un certo modo, si vede che nascono per stare in vista. Tamponamento in mattoni, il più delle volte anche in epoca antica, veniva intonacato e lisciato. Quindi le strutture in antico, anche fin dai tempi antichissimi, venivano intonacate e dipinte oppure lasciate in pietra a faccia vista. Non esiste una periodizzazione da dire sicuramente è così, sicuramente è così. Non solo, ma tante costruzioni iniziate in un certo modo, che magari si pensava di poter intonacare, finiti i soldi, morto il proprietario, rimanevano incompiute, per cui tante opere sono rimaste mai finite, mai intonacate, e nella loro storia sono rimaste stonacate anche quando in origine l'intenzione di chi le ha fatte sarebbe stata quella di portarle a compimento. Quindi non esistono ancora delle regole certissime. Noi siamo soliti dire una cosa estremamente precisa: non vogliamo fare delle regole, partire con dei pregiudizi. È come quando si va dal medico. Uno va dal medico e sicuramente il medico che fa? Prima di darti la cura ti fa una bella visita e ti fa la cura su misura. Dopodiché la medicina è quella giusta se l'analisi è fatta bene. Questo vestito su misura, una volta si parla di vestiti, anche per quanto riguarda l'intonacatura, no, è pur sempre un discorso fatto su misura edificio per edificio, proprio partendo da tutti quegli elementi conoscitivi che sono materiali e immateriali. Si parte sempre da un rilievo assolutamente rigoroso su quelle che sono tutte le componenti dell'edificio, un rilievo che non è soltanto metrico, il geometra prende le misure e va via, no, si tratta anche di valutare i materiali, lo stato di degrado, il processo storico che ha portato a vedere oggi quello che vedo. L'architettura, specialmente se trovo un'architettura medievale, vi rendete conto quante volte ci hanno sicuramente messo le mani in secoli e secoli di vita? Intonaci non dirono tanto. La qualità dei materiali è fondamentale. Noi abbiamo la fortuna di trovare alcune lacerti di intonaci romani, quindi sono lì da 2000 anni e sono ancora abbastanza solidi.
troviamo dei lacerti di intonaci che sono polvere, gli intonaci fatti in cemento oggi, dopo 3 mesi, sono già macchiati e degradati. Alcuni intonaci fatti con delle calci povere, fatti con calci povere, sicuramente non tutti potevano in antico disporre di materiali di prima qualità, ma altre povere che sono diventate col tempo polvere, per cui di intonaci che ricoprivano per intero gli edifici si trovano soltanto pochi granelli o pochi tratti. Noi andiamo sempre sotto gronda, sotto le cornici, sotto gli elementi che in qualche modo hanno un pochino protetto maggiormente le parti, in modo che si spera di trovare traccia di quelli che erano eventuali intonaci sotto, in modo che ci impariamo, facciamo il rilievo, si legge, si capisce il documento materiale, cosa in antico ci è stato dato. Considerate tutta la stratigrafia che si fa per i colori, cosa sono l'intonaco, si gratta con attenzione secondo metodi e tecniche ben precise, si vanno a studiare tutti i vari strati per sapere qual è il colore degli intonaci. Quello più profondo automaticamente è il più antico e come metodo, come regola, solitamente andiamo a riproporre quello che è il colore più antico degli intonaci. Il colore degli intonaci sarebbe un altro tema straordinario che dopo intonaci sì, intonaci no, potrebbe essere il tema del prossimo dibattito, perché sui colori veramente c'è da dirne di più. Dopo il famoso palazzo blu a Pisa, soltanto questo basterebbe per stare non un pomeriggio intero, ma sicuramente quei 2 o 3 mesi a discutere per dire ciascuno la propria. Questo se volete vi posso dare qualche risposta precisa su quelli che sono alcuni campioni portati qua dalla professoressa. Palazzo Lanfranchi, per esempio, in cui l'architetto Carmassi, peraltro un carissimo amico, si è divertito, lo ha dichiarato e fatto, si è divertito a fare l'autopsia, non di un cadavere, ma chiaramente dell'architettura, perché ha voluto studiare, e l'ha fatto con estremo rigore, guardate, non è stato un lavoro approssimativo, ha stonacato per individuare tutte le fasi costruttive, sì, perché poi ha parlato di elementi materiali, come elementi immateriali il rilievo è fatto sull'archivio, le fonti iconografiche, da tutto quel lavoro di conoscenza che va a integrare la parte materiale e che è doveroso fare quando si mette le mani su un edificio antico e che è alla base non soltanto del restauro dei monumenti, ma è alla base della professionalità, perché se noi per un attimo ci mettiamo a valutare come si interviene oggi, veramente il problema intonaco sì, intonaco no, diventa più che marginale, perché ormai la prassi è quella di fare disastri, perché il mercato produce materiali scadenti e i professionisti, tante volte anche i funzionari, non hanno la benché minima idea di quello che è giusto fare. Il problema dell'ignoranza, della pubblicità, questo ce lo lasciamo da parte. Il giudizio sui materiali sia un bel tema. Posso fare una domanda? Una, io spero tante domande. Ecco. Comunque per il Lanfranchi, no, volevo magari dare la risposta e poi si apre le domande. Su Lanfranchi Massimo ha fatto un lavoro straordinariamente rigoroso, scientifico, di acquisizione di elementi conoscitivi e ha dimostrato, ha trovato, l'analisi è stata supportata anche proprio da ricerca storica, archivistica, e ha volutamente lasciato in visto quello che era la trama importante della struttura medievale sottostante, però ancora una volta semplificando, però una semplificazione che però coglie almeno il noccio della questione. E quando si parla di Rinascimento, è stata evidenziata in maniera precisa, l'architettura del Rinascimento non soltanto trasforma le torri in palazzi, chiaramente c'è dietro tutto un problema
diciamo che io ancora una volta sintetizzo il Rinascimento come la scoperta della prospettiva, della geometria, della regolarità, la regola più semplice per dare un controllo intellettuale su un progetto è quello di fare un edificio simmetrico, un asse di simmetria per cui si ribalta intorno all'asse centrale e si fa su delle linee orizzontali lo stesso numero di finestre, tutte rigorosamente geometriche quadrate, che esprimono con un colpo d'occhio la certezza che quello che è stato disegnato e poi costruito corrisponde a un'idea ben precisa. Dietro all'operare c'è un disegno mentale che si esprime, e anche il profano legge e vede, proprio perché c'è questa regolarità delle righe con un punto di fuga, un asse di simmetria su cui si accentrano il portale d'ingresso, in genere l'arma, lo stemma, il terrazzo, le finestre che vanno a scalare con un ordine gerarchico sempre verso l'alto, che praticamente ci fanno capire appunto questa regolarità. La simmetria è la regola più semplice che stabilisce il controllo sull'architettura. Prima, nel Medioevo, erano altre logiche quelle che stavano dietro alla progettazione. Si interveniva più su degli schemi tipologici, su dei modi di costruire, per cui i maestri operai lavoravano sull'esperienza, sulla base dell'esperienza che avevano nel fare, per cui gli edifici avevano certe dimensioni, ma se poi la pianta era un po' trapezoidale, non perfettamente lineare, e le finestre si aprivano dove servivano, delle dimensioni che servivano, e non c'era certo la ricerca di una forma esteriore, estetica, controllata, come nei palazzi rinascimentali. Per cui è chiaro che, sintetizzando in maniera proprio grossa così, andare a sottolineare queste linee geometriche con delle cornici in pietra che si stagliavano su un intonaco, servivano proprio a leggere di immediato quello che era il disegno rigorosamente geometrico che stava dietro al progetto. E allora, proprio per una banalizzazione, al rovescio il Medioevo erano tutti quegli edifici con le pietre in vista, con i mattoni in vista, per cui in qualche modo questa semplificazione che la società ha fatto ha poi portato a tutti quegli esempi che a Arezzo sicuramente come centro di intellettuali, come il professor Guerrieri ha documentato, ma un po' da tutte le parti viene proprio questa moda, questa abitudine di medievalizzare, perché, come è stato detto prima, c'è proprio questo fatto, il Medioevo è più importante, per cui l'intelligenza, la cultura amava privilegiare alcuni periodi rispetto ad altri. Oggi non lo facciamo più, per quanto se si fanno tante villettine, ancora oggi si fanno faccialista anche in piedi, che è la memoria storica di questo. Farle è legittimo, farle così è legittimo, non è legittimo stonare le cose che hanno un'altra consistenza noi storica. Oggi non lo consentiamo più. E lo stesso, per tornare a chiudere con il Lanfranchi, quel progetto lì tuttora non è regolare, perché noi abbiamo dato l'obbligo di intonacare il Palazzo Lanfranchi, perché sosteneva. Allora, quindi esiste un atto ben preciso che è datato 1980, che anno fu fatto? Sì, negli 80. In cui c'è una ingiunzione al comune di rintonacare, perché è chiaro che quel disegno delle pietre, che è la concezione rinascimentale, proprio perché è ormai dominante in quello che è l'apparato della fronte principale del palazzo, quella che guarda Lungarno, quindi è l'aspetto principale, ormai è sicuramente, non si può pensare di documentare la stratificazione storica attraverso le varie fasi, perché questo è stato un gioco che si è divertito a fare Massimo, ma che toglie all'edificio la sua unitarietà
in senso proprio di non soltanto di percezione soggettiva, ma proprio come unitarietà di architettura costruita che ha i suoi allineamenti e deve avere i suoi rapporti, per cui quelle pietre che sono nate per essere evidenziate all'intonaco, appoggiate così su uno scheletro, sulla sottoveste, chiamavola così, medievale, chiaramente fanno un po' una moda, un contrasto, esattamente come la signorina che si mette la sottoveste della notte e va in giro e si fa vedere in quel modo. Da un punto di vista della correttezza del metodo, l'abbiamo scritto come soprintendenza e lo confermo oggi io, per quello che è il pensiero modestissimo di un manovale della soprintendenza, è proprio quello di ricomporre l'unitarietà del palazzo. Quindi sarebbe bene che il Comune di Pisa ottemperasse a quanto hanno risposto. Ovviamente, immaginatevi cosa sono soldi. Vedo che sareste tutti dei perfetti politici. Io volevo domandare, questa è una cosa molto brutale, molto terribile. In ambiente campestre come il nostro, è in balza la tendenza a stonare le volte, volte non tengo sempre state belle, portandole, è diventata questa tradizione di intervenire in un edificio che era intonacato, di stonacarlo, e ormai la gente pensa sia bello. Ormai è invalso nell'utenza, anche su piccole cose, fateci, ora si fa una bella sabbiatura della volta e così viene bellissima. Cosa si dice in merito? A Pisa questo esempio è portato su un paio di ristoranti che chissà per quale ignoranza vengono chiamate stalle, oppure greppi o qualcosa del genere, sono il nome dei ristoranti, vero, credo. E noi diciamo che sono trattamenti da pizzeria. Trattamento da pizzeria. In una sala, la stessa nascita della volta, in un locale ad uso residenziale. Ora non voglio essere, ho detto prima che non voglio fare delle regole drastiche e pregiudiziali, per cui non voglio dire che al 100% mi tengo basso, proprio per lasciare un minimo di margine, per cui dico al 99,8% quelle volte lì devono essere intonacate, erano intonacate ed è bene intonacate. Vorrei fare una domanda io non sono sabinatese abitante di San Gugnato, per cui non so, vorrei parlare della via Angelica. La via Angelica è una via in cui venivano condotti condannati a morte per essere poi giustiziati e corre a fianco diabolica sì, a fianco della strada della chiesa di San Domenico, porta. Sì. Allora, questa via è stata intonacata invece, era una via in cui c'erano tutti i mattoni a faccia vista e che io sappia, ma ripeto, io abito perché era un vicolo. Allora, abito solo a San Milano soltanto da 30 anni, era sempre con i mattoni a faccia vista, probabilmente lo era fin dai tempi del Medioevo, è stata intonacata. Allora, ora non ho presente a questa testimonianza. La via Angelica, il film, ricordo il film di Paolo Benvenuti, Costanza Dalibiano, lui ha girato questo film a testimonianza della via Angelica ancora stonacata, prima del delitto, diceva lui. Diciamo un'altra cosa che è importante, diciamo un'altra cosa utile, proprio come regolezza utile. Allora, è chiaro che è un reato demolire un bene culturale. Se io l'intonaco antico e lo porto via, è chiaro che oggi lo denunciamo come fatto e denunciamo anche chi l'ha fatto. Un che è andare a intonacare una superficie medievale che magari era meglio, proprio perché rara, preziosa, originale, una delle poche, magari tutto sommato poteva essere
utile, anche perché magari dopo 100-200 anni che era visto la cata ed aveva quindi un'immagine storicizzata, era bene lasciarla, per come ormai era diventata una identità, no? Per l'intera consolidata, comunque per l'intera comunità. Ma un che è distruggere un bene culturale, un che è aggiungere un segno che comunque sia un domani si può sempre rimuovere. Allora facciamo distinzione anche a quello che è oggettivamente un'operazione simile a un'altra. È chiaro che aggiungere un segno in più rispetto all'originale può non essere corretto, ma non è mai un reato, laddove l'originale è comunque recuperabile, l'operazione è reversibile. Inversa, forse. E in qualche modo è sempre tutt'al più un peccato. Se io demolisco un segno storico che ha valore identitario, culturale, è chiaro che questo corrisponde veramente a un reato. Quindi anche nella valutazione dell'operato bisogna avere il coraggio di non essere troppo duri, troppo drastici ed essere un attimino più elastici. E sul colore degli intonaci, tutto sommato, anche su questo siamo abbastanza tolleranti, anche se, ahimè, ormai non esiste più una professionalità né in chi fa i lavori né in chi li progetta e dirige, tale che i risultati siano di qualità. Su Lungarno hanno aggiunto anche un palazzo verde, l'aveva visto nel Lungarno del Palazzo Blu. Sì, ora perché c'è un palazzo errori verde. Fanno sempre, gli errori fanno sempre più scuola delle cose fatte bene. Questa è me, palazzo verde, forse perché siamo toscani, purtroppo è così. Allora, vorrei chiedere un'altra cosina, alla quale hai fatto un po' un accenno. Identità delle case pseudocoloniche che diventano questa falsa tipologia edilizia delle nostre campagne, in cui si è venuto a creare una specie di stereotipo edilizio che non ha nessun riferimento culturale, e le case vengono fuori con il tetto in cotto, i travicelli sotto la gronda, le finestre delle proporzioni del tutto casuali, perché anche nella nostra area, per esempio, le case coloniche hanno delle dimensioni molto particolari. Invece è nata una tipologia di edilizia spicciola che non esiste, alla quale si fa, questa è la mia forse fissazione, riferimento come se fosse una tipologia vera. Cioè, le case coloniche nostre erano degli elementi massicci, oppure c'erano con la colombaia, oppure erano degli edifici anche più modesti con le scale esterne. Invece era venuto fuori una tipologia del tutto astratta, che non parte a nessun riferimento. Sì, ma esiste bastarda, alla quale è diventata una tipologia a cui riferimento. E aggiungo una cosa, quando a volte si trova gli annunci di vendita, ristrutturata in perfetto stile toscano, magari. Allora, qual è lo stile toscano? Va fatta una distinzione sostanziale tra la casa colonica, non a caso il porto della seconda guerra mondiale come limite, come discriminante tra un modo di fare e un altro modo di fare. Se cambio le regole del gioco, automaticamente cambio anche il paesaggio. Il paesaggio è lo specchio dell'economia, il paesaggio è lo specchio della cultura. Dimmi che casa fai, ti dirò chi sei, perché è uno slogan banale, ma effettivamente questo è il mio. Le case coloniche venivano fatte da dei contadini, o meglio, per contadini, erano pensate per essere strutture rigorosamente collegate all'appezzamento di terra da coltivare, per cui erano delle macchine da produzione, dimensionate sul numero dei familiari e della manodopera che corrispondeva alla ricchezza della famiglia colonica, e intelligentemente governate da un fattore per conto di un proprietario intelligente, servivano come macchina da produzione. Quindi
non erano lì soltanto per garantire la residenza del contadino, di chi lavorava sul fuoco, ma era proprio un modo di strutturare l'organizzazione produttiva del territorio. La mezzadria in Toscana ha fatto, insieme alla ricchezza, anche la bellezza delle nostre terre. Oggi l'operazione di svillettamento, le chiamiamo, in senso palesemente dispregiativo, corrispondono alla realizzazione di dormitori in campagna di cittadini che lavorano in città. Quindi non hanno più bisogno, è cambiata totalmente, lo dicevo prima, la casa non è più fatta perché serve a qualcosa, che è la produzione, ma serve soltanto per dormire. Quindi questo tipo di case corrispondono soltanto a una progettazione degli interni, e siccome sono state vendute da un costruttore di case, corrispondono a un'unica regola: meno spendo, più guadagno. Quindi le case costruite dal dopoguerra in qua non servono a produrre, ma servono soltanto a chi le costruisce, a danno di chi ci sta dentro. Si è persa ogni, attribuendo al modo, e parlo del mondo dell'edilizia e non dell'architettura, ancora una volta per sottolineare un abbattimento di qualità evidente, proprio perché si è strumentalmente dato al significato di casa soltanto un'apparente esteticità basata su invenzioni e fantasie, spacciando la ignoranza delle regole per libertà progettuale. Quindi, siccome i professionisti in genere, e questo anche le università in gran parte sono colpevoli, mi scusino i docenti università, ma è palese che andando a sottolineare la dimensione progettuale, grande progettista, la componente compositiva del fare architettura rispetto a quello che è la funzionalità e la, ancora una volta mi rifaccio alla logica vitruviana dell'utilità e del buon senso nel fare, è chiaro che ha portato a esasperare la volontà di lasciare un'impronta personale basata su cose più delle volte non corrispondenti a elementi di valore condivisi dalla comunità, andando dietro a delle mode che, siccome i tempi della società moderna bruciano tutto, durano un quarto d'ora, per cui la casa fatta con materiali scadenti, in forme residuali da come risultato passivo di tutta una serie di norme urbanistiche che vincolano in maniera eccessiva i progetti, senza nessun'altra esigenza che non sia quella di avere una casa come contenitore e basta, totalmente svincolato dal territorio e dal tessuto sociale e dal tessuto residenziale vicino, hanno prodotto una serie di, trovate un aggettivo negativo, i francesi dicono merda. Io non sono un tecnico, sono un cittadino con un libero pensiero, quello che voglio dire. Io, una persona che nel Rinascimento, nel Medioevo, costruiva con un architetto di quei tempi, che può essere Brunelleschi, che non era un qualunque, oppure no, Arnolfo il Cambio, che non era un altro qualunque, costruisce qualcosa, poi nel Settecento cambia moda, la costruisce perché deve essere vista in quella maniera, cambia moda, si intonaca, oggi arriva un sovrintendente, la stonaca, è tutto un fare un disfare del mio pensiero. Io penso, io cittadino semplice, qualunque, che hanno fatto più danni le sovrintendenze in questi ultimi tempi, i tempi di tanti umili muratori. Ma li hanno fatti veramente i danni, impiattandosi poi a dire che, ma è perché così è il mio pensiero. Faccio un altro esempio, chi dice che un muro va intonacato fatto 100 anni fa e non va intonacato fatto 100 anni fa? Chi lo dice questo? Lei, perché sono intendente? O chi lo dice questo? C'è una commissione?
o se un muro è fatto bene o un mare che va intonacato, e sopra questo muro c'è una scimasa, vedi se cimitero di qualcosa visi, che andrebbe vista. Perché si intonaca anche la scimasa? Perché è un libero pensiero? Perché qualcuno l'ha deciso? Chi lo dice? Le mode? Il tempo? Qualunque uno che siede su una poltrona? Chi decide questo? Innanzitutto bisogna premettere che per ogni Brunelleschi ci sono stati 10.000 muratori normali. I centri storici non li hanno fatti i grandi architetti, l'hanno fatti sicuramente dei bravi maestri muratori, seguendo delle regole ben precise che, come accennavo prima, erano fatte perché di fronte a esigenze precise, il modo di dare una risposta a un'esigenza precisa era anche precisa nella risposta. E quindi certi modi di costruire la stalla, la casa, il palazzo, la villa, le mura, corrispondevano a dare una risposta a un problema vero con un'esperienza che nel tempo si era affinata con un metodo che ormai era diventato condiviso da tutta una serie di operatori addetti al mestiere. Oggi, si diceva prima, non esistono più delle regole rigorose, i sistemi di controllo sono ovviamente non possono che essere quelle delle istituzioni, cui è deputato di valutare e controllare i progetti. Sicuramente nessuno è perfetto, sicuramente si fanno degli errori, però, come cercavo di dire prima, il metodo corretto è quello di studiare sempre attentamente quello che è l'oggetto su cui si devono mettere le mani e cercare di capire quello che era il modo con cui era costruito e cercare di andare a rispettarne l'identità. Non sempre ci si riesce, non sempre si riesce a trasferire nelle ditte che fanno i lavori quelle che sono le intenzioni teoriche che magari vorremmo fossero poi ben fatte. C'è una difficoltà grossa anche nel reperire personale specializzato, per cui tante volte cosiddetti scempi, e non sono soltanto i fluenti, no? I grandi misfatti, ma in ogni comune ci sono migliaia e migliaia di piccoli errori che messi assieme stravolgono un centro storico. È un fatto proprio di cultura e personalmente sono molto contento che gli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti abbiano posto l'obbligo per le categorie professionali di accreditarsi con dei corsi di formazione, aggiornarsi, ammodernarsi con dei corsi di formazione, perché come si interviene è sempre il risultato, lo specchio di una cultura. Chi è ignorante mal fa, chi sa ben fa. Allora, io vi ringrazio veramente moltissimo tutti e spero che ci potremo incontrare e trovare un altro tema su cui discutere. Mi pare che sia stata una serata molto produttiva, interessante e devo anche ringraziare le nostre associazioni e i nostri gruppi che sono capaci di mettersi insieme e portare avanti delle iniziative che non hanno assolutamente nessun sostegno economico, perché sono tutte cose che facciamo da noi, ci organizziamo da noi e fortunatamente riusciamo a trovare dei legami che ci portano avanti, a portare avanti un discorso di conoscenza, di sostegno, di analisi dei problemi del nostro territorio, allargandoci però anche problemi più vasti. Io vi ringrazio molto e adesso se volete venire nella saletta accanto mangiamo qualcosa insieme. Lui che lo sa usare.